Pago pegno, dichiara. Devo chiedere a Marco. Come devi chiedere a Marco? Ma stiamo parlando di uscire fra quasi un mese. Sì, sai com'è, mi dice sistemandosi lo zaino in spalle e alzandosi il cappuccio del giaccone. No, Giulia, non so com'è, la interrompo stringendo le mani a pugno. Non la lascio finire, perché non so se secondo lei devo sapere com'è Marco o com'è la situazione. In ogni caso, non le capisco entrambe, né le tollero. E grazie al cielo che non lo so, la provoco cercando una reazione. Invece la sento sospirare. Mi giro. Non riesco a vederla così, inerme. Tutte le volte la stessa storia, l'attacco dopo aver preso un respiro. Nemmeno quando vivevamo con i genitori dovevamo fare questa trafila per uscire la sera. Ma Elena non è la stessa cosa. Si difende. Lo difende. Appunto, allargo le braccia, che poi mi lascio cadere lungo i fianchi. Abbiamo già affrontato questo discorso e ogni volta ho paura che ci possa allontanare, che la nostra amicizia si possa crepare. Ma dimmi, la richiesta, gliela fai in carta bollata?